prima con Valerio Verri. Buonasera mister, che la squadra è mancata completamente sul piano della testa e diventa facile analizzare anche questa partita. Lei però non accetta certe distrazioni, quali quelle più grave dei 4 gol subiti? Ma non è un gol o due, è la giornata che non mi è piaciuta, siamo crollati per me mentalmente. In Serie B è difficile mantenere la squadra forte per tre partite, perciò abbiamo fatto una partita importante a Cittadella, dove siamo stati in partita, grande partita l'altro giorno col Foggia. La terza partita l'abbiamo steccata completamente per me sotto l'aspetto mentale. I gol sono venuti da distrazioni, da situazioni regalate, tipo il primo corner, quando tirano, si mette il piede, si fa un po' molle, te la deviano, va nell'incrocio. Credo che sia stato un problema mentale, perché siamo partiti pure benino, primi 10 minuti abbiamo creato, abbiamo messo lì, poi prima situazione, mia tua, calcio d'angolo, gol, poi dopo lì siamo mancati, lì la squadra deve tenere botta, deve riordinarsi, deve essere più squadra, invece oggi non lo siamo stati. Ecco, proprio a proposito della necessità di essere più squadra, probabilmente Alessandro Nesta si aspettava anche una reazione sul piano del mordente, della voglia nella ripresa. È vero, c'è stato questo blackout in 20 minuti, presi 3 gol, però probabilmente si aspettava una ripresa diversa anche sotto questo aspetto. Primo tempo 3-0, squadra un pochino cavadato, viene da settimana importante sotto il punto di vista dello spendere energie mentali, fisiche, perciò sotto 3-0 è difficile avere questa grande reazione. Oggi ho detto, è una giornata dove al primo errore siamo crollati e situazione che non mi è piaciuta, già l'ho detto ai ragazzi, perché non possiamo crollare così. Inutile parlare delle individualità di fronte ad un 4-0 Nesta, però è pur vero che insomma, giocatori come in questo momento come Melchiorre e Kingsley sono difficilmente sostituibili. Melchiorre per il peso che dà anche dal punto di vista della fisicità lì davanti, dove non avete creato praticamente nulla, e Kingsley per i motivi che sappiamo tutti e che abbiamo visto nel giorno d'andata. Ma oggi per me non è una questione di uomini, oggi siamo, non ci siamo stati, si è visto, ho detto, dopo 10-15 minuti abbiamo messo palla dentro la loro area di rigore, abbiamo avuto la freddezza di fare un gol, di comunque tirare in porta. Per me siamo crollati tutti. Senta, ha dialogato molto con Anna, anche perché il risultato ormai è acquisito, insomma si cerca anche di migliorare le cose. Ecco, come vede il ragazzo? Abbiamo parlato anche la scorsa settimana, fa un po' di fatica a recuperare proprio dal punto di vista anche psicofisico. Ma io credo che Anna ha fatto la partita così che doveva fare, può migliorare ancora, ma credo che Anna, come altri giocatori, ha bisogno a volte di un riferimento un pochino più che allunghi la squadra per trovare più spazio. Oggi c'è pochi spazi, dobbiamo, per caratteristiche, è normale che c'è gente che è più portata a venire incontro che a tenere, allungare le difese. Troppo leggeri, insomma, lì davanti. No, non è leggeri, che è proprio la caratteristica di allungare o no. Perciò questi giocatori qua adesso in questo momento hanno questa cosa. Federico ha un'altra caratteristica importante, che allunga un pochino le difese avversarie. Però domande per Alessandro Nesta, Luca. Sì, buonasera Nesta, diventa difficile commentare una partita che invece avevate approcciato anche molto bene, secondo me, giocando anche sulle difficoltà a livello ambientale della Cremonese. Poi il gol di Terranova ha cambiato un po' tutto. Le chiedo, si può comunque perdonare, credo, una squadra che in un intero girone ha sbagliato in sostanza due partite, quella di oggi e quella con il Carpi, d'accordo? Ma io ho fatto i complimenti oggi, ho fatto i complimenti alla squadra per il girone d'andata, come l'abbiamo fatto. Oggi però c'è stata una situazione che non ci è capitata mai, e perciò un po' ci ha sorpreso, perciò non deve succedere più, perché la squadra non può crollare così, deve sempre tenere la partita, essere in partita. Ho detto, per me è un aspetto mentale oggi, siamo crollati mentalmente. C'è qualcosa da poter salvare oggi nella prestazione, magari anche dei singoli? Personalmente qua in studio abbiamo commentato di un Mazzocchi in netta crescita rispetto alla prima parte di questo campionato. Sì, a tratti qualcuno ha fatto bene, per me ha fatto bene pure Yamik, a tratti, soltanto che nei momenti decisivi devono essere più squadra. Individualità ci sono, cioè prestazioni individuali ci sono sempre, chi ha giocato meglio o peggio. Oggi la squadra non mi è piaciuta come mentalità, squadra non pronta mentalmente per battagliare
contro una squadra comunque in difficoltà, perché poi hanno fatto gol su situazioni strane dove bastava un pochino di attenzione e saremmo stati in partita. Un altro paio di domande da studio, poi la salutiamo. Danilo Tedeschini, velocemente. Mister, buonasera e complimenti per il girone d'andata, lasciando perdere la partita di oggi. Però non la voglio lasciare perdere per due dati. Uno, vabbè, la mancanza di un bomber oggi non si è sentita perché effettivamente abbiamo creato poco. Però il campionato del Perugia, vivisezionandolo, dice due cose. Uno, che abbiamo un ruolino di marcia in casa da promozione diretta, 19 punti fatti in 8 partite, mentre fuori casa abbiamo un ruolino di marcia da playout, 7 punti fatti in 10 partite. E soprattutto il dato che volevo chiedere, 20 gol presi in 10 partite, compresi quelli di oggi. Non è un dato che deve far riflettere in funzione del mercato prossimo? Ma questa qua è una squadra che, se gli manca qualcosa, un po', forse un po' di personalità, magari fuori casa ce ne vorrebbe un po' di più e magari fa più fatica. Nonostante abbiamo fatto buone partite anche fuori casa contro squadre forti, dico che fuori casa ci vuole un pochino più di spirito diverso, perché le squadre sono più agguerrite, in casa abbiamo il pubblico dalla nostra parte e forse è più facile, perciò deve mostrare un po' più di personalità fuori casa. Cristiano Silveri, poi le salutiamo. Buonasera, ci dispiace per la sconfitta, ma ci può stare anche questa giornata, no? Ma le chiedo, però, nella sostanza, lei non ha risposto a questo, ma che cosa è successo in definitiva oggi? Che cosa ha pesato di più nella testa dei ragazzi? Che ne so, gli otto risultati consecutivi del Perugia, le 3 sconfitte consecutive della Cremonese? No, ma cosa? Che cosa? No, ma io già ho risposto oggi che è mancato. Ho detto, bisogna essere mentalmente. Non puoi, questa squadra non si può permettere di abbassare la guardia, perché non è, deve stare sempre, dico sempre, andare a 2000, perché poi sennò ha problemi. Io credo che i gol presi siano evitabili se uno è più concentrato, più determinato in alcune situazioni, in quelle situazioni lì. Per me è mancato questa, la risposta è questa. Mancata la concentrazione, l'ardore agonistico che ci abbiamo visto l'altra sera. Perché poi dopo le partite ci sono gli avversari, magari anche questi qua sono anche bravi perché hanno giocatori forti. Perciò non ti puoi permettere mai di abbassare la guardia. Oggi abbiamo abbassato la guardia per me. Nesta, grazie, proviamo a sorridere. Grazie Alessandro Nesta. Per questo ottimo girone di andata. Ecco.